È passata oltre una settimana dall'uscita della beta di Inazuma Eleven Victory Road. Beta è una parola importante. E sono finalmente pronto a tirare le somme. Inizio dicendovi che in descrizione trovate i timestamps nel caso vogliate vedere una specifica parte del video. Come detto all'inizio, la parola beta è molto importante. Questo gioco, essendo una beta, una volta terminato lo sviluppo, non sarà come allo stato attuale. Infatti Level 5 ha deciso di dare ai fan un gioco che ha ancora molto da migliorare e da aggiustare. Tanto che Level 5 ha dotato ogni singolo fan dell'Inazuma Post, un portale dove è possibile pubblicare tutte le idee che ci vengono in mente e cosa si può migliorare del gioco, o cosa c'è da correggere, magari qualche bug o glitch, e ce ne sono tanti, in modo da poter migliorare l'esperienza di gioco per tutti e avere un prodotto, una volta finito, degno di essere chiamato Inazuma Eleven. Ma partiamo proprio dalle cose che non vanno. Vi dico subito la parte secondo me peggiore, le partite online. Le partite online sono impossibili da giocare, sono un incubo ora che è passato un po' di tempo. All'inizio si riusciva a giocare tranquillamente, chi perdeva perdeva, chi vinceva vinceva e si andava avanti, ma dopo qualche giorno dall'uscita era già diventato il delirio più totale. Ma perché? Perché molti si disconnettono non appena capiscono che stanno per perdere la partita e perché si disconnettono per non perdere i punti che hanno guadagnato nel ranking mondiale. E disconnettendosi ovviamente non incorrono in sanzioni perché non ci sono problemi. Hai disconnesso la partita? E che importa? Ne farai un'altra dopo, non perdi niente, non vieni bannato dal giocare online per qualche ora, qualche minuto, qualche giorno o quello che è. Il problema è che le partite online servono e ci arriviamo. Ma addirittura questa disconnessione era talmente presente tra i giocatori che giorno 2, venerdì, il giorno dopo l'uscita della beta, Akihiro Ino ha dovuto pubblicare un post nel quale diceva che verranno presi provvedimenti e ci saranno sanzioni per chi abbandona il gioco online. Immaginate quindi quanti Inazuma Post sono stati inviati di persone che si lamentavano delle disconnessioni online e del fatto che non ci fossero sanzioni per chi lo faceva. Ma perché è importante giocare online? Beh, è importante perché si ricevono le steli V. E cosa sono queste steli V? Le steli V sono uno o più oggetti che ricevi a fine partita con una persona online. Che sia un amico che conosci, che sia una persona che non conosci, non ha importanza. L'importante è che finisci questa partita online. E servono queste steli, 40 di esse, per sbloccare l'Alius Academy come squadra giocante. Perché nel gioco ci sono tre squadre, e questo è un altro punto che vedremo fra poco. Quindi, se tu giochi online e magari dribbli l'avversario, ti prendi qualche spirito importante perché giocare contro persone e non contro il computer ti aiuta ad ottenere spiriti più potenti e magari stai vincendo e arrivi a fine partita, l'avversario ha perso, dice no, mi disconnetto così non perdo i punti che ho guadagnato nel ranking mondiale e tu non prendi la stella V, né tanti punti esperienza che avrebbe preso l'avversario perché è stato sconfitto. Sì. Perdere nelle partite online fa guadagnare molti punti esperienza. Quindi se non finite 40 o possibilmente meno partite online, perché è possibile ricevere anche più di una stele V dopo ogni partita online, non potrete sbloccare l'Alius Academy come squadra giocante. Quindi vi terrete solo le due squadre che il gioco vi dà come base. Può capitare però che l'avversario si disconnetta anche a inizio partita. Perché? Perché gli fate un tiro portentoso. Ed è questo il prossimo punto. Parate portentose e tiri portentosi. Ma io dico, ma non vi passa per la mente che forse l'avversario si può risentire per aver ricevuto un tiro portentoso? Un tiro che potrebbe aver parato perché il mio potere è più grande di quello dell'avversario, quindi la paravo, ma no, è un tiro portentoso, quindi fa gol comunque. Stessa cosa per io che tiro all'avversario una mina incredibile, con molta più potenza della parata che ha il suo portiere, però no, lui fa la parata portentosa e quindi non va a gol. Ma non vi passa per la mente che è uno schifo? Un po' come accadeva con la ruota di Inazuma Eleven SD, che anche se avevi il 93% di possibilità di fare gol, c'era sempre quel 7% in mezzo alla ruota che ti capitava a caso e non facevi gol anche se eri infinitamente più potente del tuo avversario. Ma non vi ha insegnato niente il passato?
Certo, è vero che la percentuale di fare una parata portentosa o un tiro portentoso è molto bassa, quindi chi ha furbescamente pensato level 5? Aggiungiamo giocatori che permettano di aumentare questi parametri! E voi mi direte, ma guarda Andrelink che c'erano anche negli altri Nozomi Eleven, che fai, non ti ricordi? No, mi ricordo, ed infatti avrebbero fatto meglio a rimuoverlo da questo gioco. Quindi trovo che giocare online e mettere queste steli V in palio sia una cosa da pazzi. Perché cosa avevano paura? Che non avremmo giocato tantissimo l'online ora che è ufficiale? Perché prima si poteva giocare tramite emulatore, ma adesso non c'è bisogno di alcun magheggio, hai gioco sulla console, giochi online e via. È ufficiale. Avevano paura che non lo facessimo o cosa? Per questo hanno messo queste ricompense nell'online? Che poi disconnette l'avversario e tanti cari saluti, la stella e vita la scordi. Un'altra cosa che non sopporto sono i passaggi e i pallonetti. Ma com'è possibile che se io premo l'analogico in giù più il tasto B, tu mi passi il giocatore a chi ti pare? A caso! Io premo giù e B per passare al giocatore che sta in basso, no, passa da tutt'altra parte. Ma scusami, sto premendo in giù, capisci che voglio andare in giù. E ho per esempio un pallonetto. Faccio un pallonetto mentre c'è la traiettoria nell'HUD che mi dice che la palla andrà al giocatore davanti, premo per fare pallonetto un passaggio lungo, la palla va da tutt'altra parte. Perché? Ho finito di registrare questo video, ho aperto internet e ho letto la news che uscirà una patch 1.1 dove apporteranno molte migliorie, tra cui quello di cui ho discusso nel video, che sono cose pessime come i passaggi che verranno migliorati, e anche la funzionalità online che vedrà delle sanzioni come la perdita del match perché si disconnette. Grazie Level 5. Ma passiamo ad un'altra questione che ha fatto storcere il naso a molti, anche a me un po'. La scarsità di nuovi giocatori e nuove tecniche. Magari, dico, se avessero messo 11 giocatori nuovi presi almeno dai Nozomi Eleven Ares con le loro tecniche peculiari, avremmo avuto una quarta squadra, un po' di diversità e saremmo stati tutti quanti più contenti. Tanto hanno già annunciato che a fine gioco, una volta completato, tutti i giocatori passati e nuovi, quindi di Ares e Orion, saranno presenti per essere giocati in una maniera o nell'altra. Ma sta beta ce li ha dei pregi o ha solo difetti? No, ce li ha dei pregi, però prima vediamo un altro difetto. Il farming degli oggetti, che servono per comprare altrettanti oggetti nel negozio. Nel negozio c'è una miriade fantastica di oggetti, cose che conosciamo o cose che non conosciamo, che sono nuove, carine da vedere e magari anche da possedere per migliorare le statistiche dei nostri giocatori. Tra l'altro statistiche nuove che non ho mai visto né sentito. Intelligenza, agilità, cosa? Da dove escono queste ora? Però, bene o male, si è già intuito cosa fanno a quale giocatore. Quindi non è un grande problema. Però questo farming così aggressivo che ti obbliga a fare partite su partite su partite e a scontrarti con i giocatori della squadra avversaria. Ora, tu puoi raccogliere questi oggetti solo quando fai degli scontri diretti con un giocatore della squadra avversaria. Quindi quando lo superi prendi un po' di barra della tensione e o degli spiriti o degli oggetti che poi andrai a scambiare per quelli che trovi in negozio. Ma richiedono tantissime copie dello stesso oggetto e non sei tu a decidere quale oggetto droppare. È vero che ci sono giocatori che aumentano le percentuali di droppare spiriti, di droppare oggetti comuni, ma non posso decidere io se mi servono 50 palle di riso per un oggetto e non droppo palle di riso ma solo palle di neve. E poi ci sono oggetti comuni che sono comunque più rari e più difficili da recuperare. Quindi il gioco ti spinge a giocare partite online, a giocare partite contro il computer per forza, per avere magari quell'oggetto del tuo desiderio, però devi giocare, 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 giocare. Ripeto, avevano paura che non giocassimo questo nuovo Nozomi Eleven? No, perché il gioco è carino di per sé, si lascia giocare molto amabilmente, ma certe cose sono fuori di testa. Magari però nella versione finale cambieranno questo metodo di farming, troveremo degli oggetti nella mappa di gioco, nelle partite 5 contro 5, chi lo sa, staremo a vedere.
L'ultimo punto negativo è che ci sono dei bug e dei glitch che ti permettono di fare una rete sicura. E non vi dirò assolutamente quali sono, ma se volete cercarli non posso impedirvelo. Passiamo ora ai punti che io ritengo buoni. Partiamo con la barra della tensione. Questa barra è molto controversa, c'è chi l'ama, c'è chi l'odia, c'è chi... non mi importa. Io la ritengo... buona, sotto un certo punto di vista, perché non ci permette di abusare delle tecniche e fa leva sulla nostra abilità di giocare. Negli altri Nazuma Eleven, 4-5 tecniche nei primi 3 minuti di partita, arrivavi in rete e gol. Ma oggi invece bisogna giocare secondo le proprie abilità e credo che sia un punto a favore. Fatto sta che una volta che questa barra è piena hai almeno due tecniche a disposizione. Inoltre si ricarica ogni volta che fai un contrasto con il giocatore della squadra avversaria, che sia un contrasto vincente o un contrasto in perdita. Inoltre ci sono anche i giocatori, una volta aumentata la loro rarità, che ti permettono di caricare la barra più velocemente. Quindi, insomma... le tecniche possono essere sfruttate ampiamente durante la partita. Un'altra cosa che mi piace è il farming degli spiriti per aumentare la rarità dei giocatori. È la cosa più rotta che possa esserci in questo momento. Però ti metti d'accordo con un amico e dici: oh, mi fai farmare un po' di spiriti? Stai lì, lui sta fermo, tu gli fai contrasti vincenti ogni volta e farmi spiriti. È rottissimo il metodo. E penso che lo manterranno questo aspetto, perché è molto importante farmare spiriti e sarà molto difficile farmarli una volta che il gioco sarà completo, perché avremo un livello di rarità molto più alto rispetto a quello che abbiamo ora. Anche se però level 5 potrebbe cadere nella trappola delle microtransazioni e mettere gli spiriti a pagamento. Parlando poi del sistema difensivo, devo dire che è molto più intuitivo e facile da usare di quanto non mi aspettassi. Decidere dove far andare il difensore, magari per bloccare il tiro, per bloccare l'avversario, è molto meglio di non un difensore che sta lì fermo ad aspettare il tiro lungo e che deve essere della sua traiettoria. Infatti, quando ti arriva un tiro in porta o l'avversario si attiva la zona o l'attivi tu, hai il tempo rallentato per decidere dove spostare le tue pedine per difendere al meglio la porta. Certo, non è proprio sempre efficace il modo in cui sfrutti l'azione, perché ovviamente il tuo giocatore anche sarà lento, non solo quello dell'avversario. Quindi il tempo andrà al rallentatore per tutti, magari a volte fai in tempo a mettere il difensore, altre volte no. Però lo trovo molto meglio di non uno che sta fermo come uno stoccafisso lì in mezzo e aspetta che la traiettoria della palla lo colpisca in pieno per far sì che possa difendere la porta. Ma la cosa che più mi è piaciuta di questo nuovo Inazuma Eleven sono i tiri a catena. Semplicissimi da fare, facilissimi da sfruttare e possono arrivare a generare dei tiri a catena di potenza inimmaginabile. Quando stai nell'area avversaria, attivi la zona, fai un tiro verso il tuo compagno e si attiva il tiro a catena. Se poi hai la barra della tensione alta, hai ben due tecniche di tiro a disposizione. Più di questo non si può chiedere di più dalla vita. Se poi i due giocatori hanno quella abilità passiva che permette loro di avere in comune più forza quando c'è lo stesso elemento, avrai una potenza distruttiva ineguagliabile. Il portiere ti saluta ora che salva la porta. Una cosa che mi è piaciuta ma che non ho proprio apprezzato appieno, ma l'ho messa nei pregi perché non è proprio malvagia, sono le tattiche nuove. Ne abbiamo 4 per ogni partita, 3 fisse più una bonus. Quella bonus può dare invincibilità al portiere, può farti tirare più forte, può dare beneficio a tutta la squadra, ce ne sono diverse. E possono essere attivate anche tutte e 4 contemporaneamente senza alcun tipo di problema. E alcune però si attivano solo nella tua area, alcune solo nell'area avversaria, alcune a centrocampo, altre a tutto campo. Sono interessanti da capire come sfruttare per vincere al meglio la partita. Molto carine secondo me, ma ciò non toglie che una volta completato il gioco possano arrivare anche le tecniche che abbiamo visto nell'anime o le tecniche che abbiamo visto anche negli altri Inazuma Eleven passati. Mi sembra di aver trattato tutti i punti che volevo trattare, tutti i pregi e difetti del gioco e vedremo poi una volta quando uscirà la storia che cosa ci verrà dato in pasto
e se ci saranno ancora questi bug e glitch o se verranno poi trattati e soprattutto se ci saranno le sanzioni online. Vi prego, bannate per giorni interi quelli che quittano dalle partite online. Fate che siano il buon esempio quelli che quittano, così non lo facciamo anche noi e poi non si può fare perché faccio le partite live, quindi sarebbe un disonore. Ma comunque, per questo video è tutto, vediamo cosa ci riserva il futuro per Inazuma Eleven. In descrizione trovate, oltre ai vari timestamps, anche tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E che siate in disaccordo o in accordo con me per questa guida è un cruccio che potete risolvere solo voi. Però a me sembrava giusto esporre il mio parere su un brand che amo davvero tanto e di cui si sentiva la mancanza da ben 8 anni, da quando è stato annunciato questo nuovo Inazuma Eleven, nuovo gioco. Non aveva neanche un titolo, talmente era embrionale. E finalmente è qui, e è normale che abbia dei difetti, però è una beta. La beta non è minimamente il gioco finale. La beta serve per risolvere bug e noi siamo i beta tester migliori che Level 5 potesse chiedere. Se poi Level 5 non ci ascolta, e allora c'è qualcosa che non quadra. Ad ogni modo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.